Eccellenza, non si parla di ferie, soprattutto per un nunzio come lei, ma qualche giorno a casa, nella sua Verona, a Rosegaferro, in una data anche importante, perché qualche giorno fa lei ha celebrato 42 anni di sacerdozio, ha il caldo così, che è un caldo diverso dalla sua serie, è vero? Sì, è abbastanza diverso, abbastanza diverso. E, sì, mi è servito queste due settimane un po' per, per, per distrarmi, in un certo senso distrarmi perché adesso con i telefoni, con i cellulari, praticamente ogni giorno, ogni giorno ero è in di... contatto. Con, è difficile con la Siria. fare pausa. Ritorno a casa vuol dire anche vedere le persone amiche, magari anche tanti sacerdoti. Che con lei hanno vissuto l'esperienza eccezionale di una formazione in un seminario di un sì 42 anni fa. È così? È eh, bello rituffarsi a casa nei vecchi volti? Ecco, avevo ricevuto via email un invito a concelebrare il giorno 28 che è l'anniversario 28 giugno della maggior parte del, degli ordinati nel mio anno a quel tempo là. Una, la maggior parte è stata ordinata in cattedrale il 28 giugno, poi c'era anche eh, così la, la tradizione, il vescovo Monsignor Giuseppe Carraro anche voleva anche che si avesse nelle parrocchie l'ordinazione, quindi io sono stato ordinato la domenica 5 luglio a, a Rosegaferro e lo stesso giorno nel pomeriggio Monsignor Giuseppe Carraro si recava in un'altra parrocchia a ordinare altri due sacerdoti e quindi ho detto se posso essere presente ci tengo a essere presente, mantengo i contatti con, con tutti eh, questi, questi certo. compagni di ordinazione e in primis direi con, con Sua Eccellenza con il Vescovo. E avrò l'occasione, questo mattino l'ho salutato per telefono, e avrò l'occasione di incontrarlo fra di qualche ora. Di vedere Monsignor Zenti, vescovo attuale di Verona. Mi dica una cosa: Rosegaferro, terra di Santi Preti, è nata così la sua vocazione? Eh, respirando questa santità? Ecco, direi sì. Partiamo da un dato di fatto: siamo attualmente otto viventi in un piccolo paesino, eravamo di più naturalmente, ecco, alcuni sono passati a celebrare eh, il loro sacerdozio nell'altra vita e sì, si respirava quest'aria di, di vita cristiana molto molto intensa, ecco la vita 60 anni fa, 66 era, era abbastanza diversa da quella che adesso in questi piccoli paesini tutto girava attorno alla chiesa, alla famiglia, alla scuola e c'erano delle figure di sacerdoti molto importanti, ne ricordo una che è il venerabile, il venerabile Giuseppe Girelli e l'ho conosciuto che ero bambino, veniva frequentemente a visitare gli ammalati, tra cui una, una mia nonna proprio in questa, in questa sede, e me lo ricordo che passava in bicicletta a quei tempi, la strada non era asfaltata, questa, questa strada qui che va a quaderni, polverosa, e mia mamma diceva, avevo due sorelle prima di me, diceva sta passando sta passando il paroco andate lì sul ciglio della strada e gridate sia lodato Gesù Cristo e allora coravamo e lui passava in bicicletta sia lodato Gesù Cristo e lui sente che voci <ride> Ose Caffello di allora è molto cambiata eh. indubbiamente eh. però certe figure e questo respiro di santità rimane no in questa terra si respira ancora per così dire ma se dovesse dire grazie a qualcuno per quei giorni, per quell'inizio, per quell'entrata in seminario, oggi quando ci ripensa, cosa le viene in mente? Ecco, dopo di lui è successo, è venuto come suo successore eh, Don Arrigo Favalli, il quale aveva anche lui delle belle qualità. Eh, ci teneva molto alla liturgia ci teneva molto anche a, a, alla chiesa e, e appena arrivato ha messo mano all'ingrandimento della chiesa che, che, che è riuscita molto bene e quindi è stato lui che eh, così mi ha, mi ha messo sulla strada de, del seminario quindi un, un grande atto di riconoscenza beh, verso il compianto don Arrigo Favalli. Quando le hanno detto che, o le hanno chiesto naturalmente, di intraprendere una cosa molto particolare come l'attività pastorale che fa oggi. Un diplomatico, un diplomatico in giro per il mondo. Lei che probabilmente si era fatto un'idea ben precisa di quello che doveva essere il sacerdote e del suo essere sacerdote. Cosa ha provato? È stato come un fulmine a ciel sereno, non ci pensavo, anche perché a Verona a quel tempo là non si aveva, e in Italia in genere, non si aveva l'idea di che cosa è un'annunziatura, perché un nunzio rappresenta il Papa in un paese e quindi qui in Italia avere a Roma un nunzio che rappresenta il Papa che a qualche chilometro... Uh, no, no, non era così evidente insomma, la figura del nunzio, quindi non sapevo che cosa comportasse. E mi ricordo, avevo già fatto tre anni di allora si diceva curato vicario parrocchiale a Buttapietra e poi tre anni a, a Cerea. E in quel periodo lì, come in questi giorni, eh, moriva anche mia mamma e mi ricordo che il parroco di Cerea un giorno mi disse, ha telefonato il segretario del vescovo, il vescovo sta venendo qua per te e per me. Diceva io non sapevo che cosa e quando è venuto Monsignor Giuseppe Carraro, lì nella canonica di Cerea, dopo avermi fatto le condoglianze per la morte di mia mamma, e mi diede questa notizia e mi disse eh, Roma richiede un prete che faccia questo servizio nelle Nunziature apostoliche io ho pensato di mandare te e al tuo posto verrà il tale io generalmente ho sempre detto di sì e beh, dico, se sei già destinato il mio successore è chiaro che devo non, io ho ha chiesto... Chiesto, non ha chiesto monsignor Carraro perché proprio io eh... No, ho chiesto, no, ho no. chiesto che cosa è questo, che cosa comporta e mi ricordo che anche Monsignor Giuseppe Carraro che conosceva bene Roma ma probabilmente non a fondo eh, le enunziature, eh, quello che comporta la preparazione. Mi disse, ma occorrerà naturalmente avere una certa padronanza delle lingue, delle lingue moderne, si dovrà studiare alcuni corsi forse di geografia, eccetera, eccetera. C'è stato qualche momento in cui ha pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Dunque, e devo dire che è stato anche molto, molto sincero Mons. Giuseppe Cararo, e dice, vai e se non ti trovi ritorni ancora, ritorni ancora a Verona. E devo dire che questo mi ha anche dato conforto, conforto perché effettivamente già dall'inizio non è che fosse stata così facile questo passaggio da una vita pastorale, se lei pensa per esempio a Cerea dove la domenica a quel tempo lì con le varie chiese succursali eh, si celebravano 11 messe, poi nel pomeriggio della, della stessa domenica c'erano Credo più di mille eh, che venivano al catechismo. Eh, se si pensa poi all'attività giovanile, se si pensa alle varie altre attività, matrimoni, funerali, insomma. Veramente. Ecco, sono tornato questi ultimi giorni lì a Cerea, così eh, con un po' di commozione. Ho pregato nella chiesa e ho detto al parroco e al vice parroco: ho tanti bei ricordi. E ho detto qui ho patito tanto sonno, non mi ricordo perché allora c'era anche la, la cosiddetta casa della gioventù e quindi tutte le sere fino a mezzanotte, anche dopo rimaner lì con dei giovani. E poi alle, alle sei e mezza del mattino c'era la prima messa, quindi ho patito tanto sonno, però era molto rimunerante, insomma, e si aveva anche un certo dinamismo. Eh. Non posso non dirle allora, don Dario Cordioli le dice qualcosa? Esattamente, De De Cordioli Esattamente. Dice qualcosa. Sì. sì. anche quella stata una figura di un parroco che, che mi ha insegnato molto, insomma, ecco, ho potuto imparare molto da lui, era veramente la figura di un pastore. Ecco, e quindi... Oggi a Damasco, quando dice messa, non ci sono le folle oceaniche. No, no, devo dire generalmente celebro innunziatura, adoperando la lingua francese, lì col mio collaboratore che adesso è un italiano, ma fino a poco fa era un africano, e poi con delle suore libanesi, che ovviamente parlano l'arabo, però sono anche il francese. E non ci sono folle oceaniche, purtroppo lì c'è, se si può dire, l'handicap. Eh, della lingua perché imparare l'arabo in 3-4 anni è una, cosa, è, è una cosa difficile. Poi lì c'è un'altra questione, è una struttura diversa della Chiesa, siamo abituati noi alla Chiesa Latina, lì ci sono sei riti, sei Chiese su Iuris, eh, quindi ne manca fra le Chiese orientali cattoliche. Ci sono anche quelle poi ortodosse, ma se si parla di quelle cattoliche, cinque sono di rito orientale, quindi cinque modi diversi di celebrare l'Eucaristia. Se c'è un denominatore comune dei luoghi in cui è stato, diciamo, possiamo dire che sono sempre stati, tra virgolette, luoghi di frontiera particolari, è così? Eh, eh, sì, pensandoci, quando sono stato mandato 32 anni fa... Ho cominciato nell'Africa occidentale e subito per esempio in Liberia dove era appena successo un anno prima un colpo di Stato, poi la Sierra Leone, la, la Guinea-Conor che è tutto, tutto un mondo lì di, in, in evoluzione, ecco, di, di, di guerre, di conflitti. Poi sono stato mandato dopo cinque anni dell'Africa occidentale in Colombia, un bellissimo paese, una chiesa altrettanto bella, e però con una terra anche di violenza, con questo narcotraffico, sì, problematica. problematica, poi da lì sono stato questo non posso dire che sia stato un evento catastrofico ma sono stato mandato in germania proprio e io ho fatto due anni prima e due anni dopo la caduta del muro <ride> ecco e, però anche lì... vuol ecco. dire io c'ero ha respirato quell'aria anche quella difficoltà sì, tutto sommato sì, no? di un sì, mondo stato, che andava cambiando... è stato un evento che ci ha sorpreso mi ricordo che ero in unziatura da solo il 9 novembre dell'89 il nunzio era a Roma per una riunione assieme ai vescovi tedeschi e mi ha telefonato la sera del 9. Dice: Ma qua i vescovi sono preoccupati, che cosa sta succedendo? Ecco, è stato un evento sì, che ci ha colpiti. Ecco. E poi, qualche mese dopo, ho avuto la possibilità di andare a Berlino e con le mie dita di graffiare un po' di quel muro. Eh, sì. e dopo di lì sono stato sì, inviato in Romania, era subito dopo la caduta del, del regime comunista e poi da lì ecco sono stato anche ancora ho avuto a che fare con luoghi di conflitto perché sono stato inviato alla, come rappresentante permanente della santa sede alle organizzazioni internazionali a Vienna, tra cui la OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i 56 stati europei, ed era il tempo delle guerre dei Balcani, de, de, della Bosnia, del Kosovo, e quindi 92, tutti i giorni, 93, certo. ecco, tutti, tutti i giorni, dal 94 al 99, quindi tutti i giorni, la questione della de, de ex Jugoslavia, de, 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 dei Balcani e, e poi di altre, di altre repubbliche, ex repubbliche sovietiche. Quindi lì era guerra a tavolino e, e subito dopo mi mandano in quella che era considerata come enunzio, nel 99, in quella che era considerata la Svizzera dell'Africa, la costa d'Avorio. Però dopo due mesi è capitato un colpo di Stato e quindi ovviamente... Che idea si è fatto dell'uomo stando in questi posti e stando in Siria? Ecco direi se guardo ecco, a questa esperienza come enunzio, la, la, la guerra civile in Costa d'Avorio, poi da lì mi mandano per sollevarmi un po' in quella che era considerata chiamata, chiamata da sempre. L'isola del paradiso che era lo Sri Lanka. C'era in quel periodo nel 2004 una specie di, di cessate il fuoco però è che è arrivato subito lo tsunami e poi, e poi questa questa crudeltà de, degli ultimi anni della, della, della guerra etnica qualcosa di, di terribile di terribile proprio di atrocità che mi ha colpito. Da lì poi mi mandano in un bel paese, era l'anno della celebrazione e dei 2000 anni che, si, che ricorreva ecco, la, nascita, la nascita di San Paolo a Damasco, ho vissuto per due anni e ho goduto questa bella esperienza di questo bel paese e poi ecco, da un anno e mezzo ancora in mezzo a, a queste guerre, a queste atrocità. E mi, mi fa riflettere ecco, se guardo indietro ecco, gran parte della mia vita che ho passato nella rappresentanza Pontificie. Devo dire che in mezzo a sofferenze, enorme sofferenze, a guerre. A... L'uomo ha sempre più bisogno di Dio. Sì, eh, però anche devo dire che bisogna purificare anche questa idea di Dio, perché eh, come si vede anche e si ascolta adesso in questi conflitti di questi paesi che sono stati presi da questo movimento della primavera araba, ciascun gruppo comincia con Allah Akbar. Cioè ciascuno rivendica a sé ecco, il proprio Dio. Dio è con noi, no? Dio è con noi, ecco, quindi anche Purtroppo qui. Purtroppo ce lo ricordiamo ancora bisogna, in Europa. Bisogna, bisogna anche purificare l'idea di Dio. Eh, hanno forte il senso religioso questi paesi, soprattutto i paesi musulmani, ecco, eh, l'esistenza di Dio, e, Dio che è assoluto, onnipotente, che è anche clemente, misericordioso. Quello no, no, nessuno lo mette in dubbio e naturalmente poi anche bisogna anche eh, vivere eh, secondo quello che questo Dio clemen, assoluto, clemente e misericordioso ci dice, insomma, certo. che qui non è facile. Assolutamente. Eh, Eccellenza, mi dica una cosa spesso e volentieri magari se l'avrà sentito chiedere, soprattutto da gente che le è anche vicina, con paesani così, a cosa serve un'annunziatura? Ma come si vive da diplomatico? Com'è un sacerdote diplomatico? Come cerca di vivere la propria vocazione? Direi anche qui eh, si può avere tante idee. A me è toccato, come, come ho detto poc'anzi, di vivere in tutte queste rappresentanze pontificie con difficoltà, in paesi di guerre, di, di conflitti, e quindi ho avuto anche, come dire, anche la sensazione, non di essere indispensabile, necessario, nessuno è necessario, ma anche della utilità. E tre, due settimane fa, come ogni anno, sono stato ricevuto in udienza dal Cardinal Bertone, e allora. Ecco, il Cardinale lo sa, aveva un po' anche di pietà della mia situazione, eh, si sentiva quasi, no, non dico eh, in colpa, ma dice: eh, Lei è toccata la tal difficile, le è toccata questa, l'altra difficile, è toccata questa. Dico, eh, eminenza, no, no, non si preoccupi, non si preoccupi perché anche se ci sono queste difficoltà, però vedo anche che sono lì e posso fare qualcosa, ecco, non, non, non è un'annunziatura in cui se, si eserciti ecco, certo. delle pratiche burocratiche, no, eh, si vive questa esperienza di sofferenza. E come perché... ricordava prima per quanto riguarda Vienna e l'Ocse, L'importante è esserci. Se ci sei, forse puoi dire qualcosa, se non ci sei, sei fuori completamente, no? Ecco, anche da organismi internazionali o da ecco, posti come questi. Questi organismi internazionali mi hanno dato anche lì un'esperienza tutta particolare perché ero il solo eh, riconoscibile come, come, come prete, come, come qualcosa, una presenza particolare e naturalmente alle volte in queste riunioni in cui c'erano anche 150 ambasciatori di diversi paesi, da, da, dai paesi dall'estremo oriente, dalla Cina, la Mongolia, gli Stati Uniti, l'Europa e naturalmente quel nunzio che è lì è subito riconoscibile e devo dire che tutti sanno che ah, quello lì rappresenta quella tal persona vestita di bianco e mi ricordo la bella esperienza, quelle volte che si prendeva la parola, no, no, non si prendeva eh, spesso la parola, ma di quando in quando si prendeva la parola, ricordo, percepivo nel, nell'aula un'attenzione particolare perché Devo dire, tutti si sapeva quando il tale rappresentante di un paese occidentale o asiatico prende la parola, si sapeva, ecco, quello lì dice questo, interessi economici, interessi eh, militari, si, eccetera. Si, si meno, conosceva il background, ecco, da dove veniva. Ecco, si sapeva e quindi si diceva, bene, quello lì dice questo, questo, questo. E quando parlava il rappresentante di, di, di quest'uomo vestito di bianco che è là a Roma che ponevano un po' di attenzione perché naturalmente eh, si adoperava un linguaggio particolare, dei de, de interessi particolari. Ha sentito ecco. qualche volta questo peso, il peso cioè di rappresentare una chiesa e una chiesa che guarda naturalmente ad una grande missione, che vede al centro tutti gli uomini e l'uomo in prima persona, ecco, singolarmente. Devo dire, vostra. devo dire, l'esperienza presso queste organizzazioni internazionali... È stata molto utile perché a dire il vero, eh, all'ONU c'è solo un paese che è più anziano come, come, come tempo della de, 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 de Santa Sede, non Vaticano sì, sì, sì. della Santa Sede perché un nunzio rappresenta la Santa Sede, quindi il papato. E quindi noi rappresentiamo, per esempio a livello della OSCE, io rappresentavo eh, lo, la... la lente internazionale, no, giuridico internazionale, originario più antico di tutti quanti perché di fronte a me avevo gli Stati Uniti che hanno 300 anni di storia, sono nati 300 anni fa la Francia non so, è nata mille anni fa come, come entità, soggetto di diritto internazionale la Santa Sede eh, parla, parla a nome di, 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 di tutti, parla a nome... Eh, de, degli africani, dei cristiani che sono in Africa, che sono negli Stati Uniti, che sono in Giappone, che, che, che sono in Nuova Zelanda, che sono eh, nell'America Latina e, e quindi anche una vastità sia temporale, quindi di esperienza di duemila anni, sia geografica, ecco, eh, perché uno Stato parla a nome de, dei cittadini. Eh, che sono in quell'ambito certo. da certo. 1000 km, 1500, certo. da nord a sud, non so, 700, da est ad ovest. La Santa Sede invece rappresenta la Santa Sede anche come area geografica, rappresenta certo. tutti questi, questi... Il mondo è di particolare, il mondo è anche paese e viceversa. Il suo è un paese dove, dove sta in questo momento, per così dire, trascorrendo qualche giorno di relax, è la terra delle pesche. A Verona. Ha mangiato pesca in questi giorni? <ride> sì, ne ha mangiate molte. E devo dire una cosa che mi manca: in questi 32 anni che giro un po' il mondo, ho fatto quattro continenti, mi manca l'Australia, sono stato l'Oceania, sono stato ma, per qualche, qualche settimana. Il resto è che in questi quattro continenti e in queste 20 nazioni. E se confronto col mio paese dove, dove, dove ho le radici mi mancano, dico sempre due cose importanti sì. che le sento. Mi mancano le campane, le campane e sento molto la mancanza delle campane e quando vengo qui nel mio paese che sento la domenica le campane, subito spalanco le, le, le finestre perché qualcosa è qualcosa, questo suono di campane, sono nato con questo suono certo. e mi mancano perché in giro non è che a parte l'esperienza che ho fatto in europa lì sì, ecco per esempio in germania c'erano sì, delle buone però campane però adesso le mancano le campane Ma e, poi... Manco, e poi mi mancano i fiori di pesco <ride> i miei fiori di pesco qua della, della, di questa, della zona. Nostra zona, di della questa nostra zona. zona ho visto tantissimi fiori belli se si vuole ma da, i fiori quelli, di pesco sono un'altra cosa? Ma ieri tropicali, ma il fiore di pesco è unico, quindi. <ride> la sua casa è proprio sulla linea d'atterraggio dell'aeroporto di Verona Villafranca, prima abbiamo sentito un bel po' di aerei. Le chiedo in chiusura, una domanda che forse non si dovrebbe fare, ma la mia curiosità a questo punto è tanta. L'ultimo aereo, l'ultima destinazione dove le piacerebbe? La portasse, la conducesse a chiudere una pagina naturalmente della sua attività pastorale per poi aprirne un'altra? Ma io devo dire che non vedo l'ora, anche se sentivo la necessità di una breve pausa, non vedo l'ora di prendere l'aereo dopo domani che mi porti a Damasco. Perché un nunzio. Eh... Sì, c'è una sua nazionalità, c'è il suo paese di origine che non può dimenticare perché dove si sono messe le radici. Siamo impastati della nostra terra, eh, No, è chiaro, no? Non, si può, non si può dimenticare, a me piace moltissimo incontrare la gente, parlare il dialetto, ecco, so benissimo il dialetto, lo so meglio di miei nipoti, i miei nipoti hanno dimenticato certe parole. Che, che usavamo con mio papà, con mie sorelle, rimango a volte sopra, dico questa è la lingua materna, la, mia, la lingua materna non è quella italiana, si parlava eh, il dialetto e mi piace moltissimo, quindi coltivare le amicizie, parlare eh, così la, la nostra lingua. Però ecco, nunzia si sente in quel periodo in cui è mandato dal Papa in quella nazione, io ho visto, vive e si sente, quindi se si vuole io sento. Direi con preminenza la, la nazionalità, che non ce l'ho, ma, ma direi quella effettiva dove sono in questo momento, siriana, poi se si vuole c'ho quella italiana, c'ho quella vaticana, ma direi sento molto, soprattutto in questo momento in cui questo paese, la Siria in cui sono mandato, che sta soffrendo, che sta veramente sanguinando. Uh, devo dire che dopo aver usufruito di due settimane di un certo relax che era necessario anche fisicamente, non vedo l'ora di rientrare e di seguire passo passo direi questa, questa situazione così difficile, difficile sanguinante ecco, di, di questo paese. Quindi non vedo l'ora di prendere l'aereo che mi porti a Damasco, anche se sarà penoso, però ecco, stare vicino a a questi fratelli, sorelle eh, eh, che, a a cui, momento, ai quali sì, il Papa mi sono. ha mandato. Quindi.